Oggi voglio darvi 5 consigli che cambieranno per sempre il vostro modo di approcciarvi all'inglese, sia che siate principianti, sia che il vostro livello è un po' più avanzato. Parliamoci chiaro, molti di voi avranno studiato inglese nella maniera più tradizionale, focalizzata sui libri di testo e su tanta grammatica, ma ho vissuto sulla mia pelle che questo metodo di insegnamento il più delle volte purtroppo non funziona. Nonostante avessi studiato inglese tutta la mia vita e avessi preso una laurea in lingue, la prima volta che sono venuto a Londra mi sono ritrovato in casa con 6 persone madrelingua. È stato veramente come se non avessi mai studiato in tutta la mia vita. Ognuno di questi ragazzi aveva un accento diverso, nessuno mi aveva mai spiegato che esistevano così tanti accenti e così tanti modi di parlare. Però per fortuna dopo un po' di tempo sono riuscito a sbloccarmi e a migliorare il mio inglese, cambiando il mio metodo e seguendo questi 5 consigli che oggi voglio condividere con voi. Prima di iniziare però voglio che facciate queste due cose. La prima è che dovete assolutamente scaricarvi quest'app oppure salvarvi come preferito questo sito sul computer. Sto parlando di Word Reference. Grazie a Word Reference sarete in grado di andare a ricercare il significato di tutte le parole che non conoscete e finalmente mettere da parte Google Translate. La seconda è prendere un post-it e scriverci il motivo per cui state studiando inglese. Questo vi aiuterà quando sarete demotivati a focalizzare il vostro obiettivo e farvi fare quel passo in più per raggiungerlo. Il primo consiglio che vi do è quello di imparare le parole nel loro contesto. Imparare una parola in contesto fornisce un significato più chiaro rispetto a un elenco di definizioni più astratte. Si crea un collegamento mentale tra la parola e la situazione. Questo aiuta il cervello a memorizzarla più facilmente rispetto appunto a un elenco di parola e traduzione. E vi do anche due modi pratici per scrivere e ricordarvi le parole in un contesto. Il primo è un'app che si chiama Notion, che vedete qui. Grazie a quest'app potete scrivere le parole nel loro contesto e aggiungere degli esempi, come vi ho detto, in modo da creare delle associazioni per memorizzare più facilmente il significato. Se invece preferite l'analogico, potete fare la stessa cosa sul quaderno e ad ogni pagina associarvi un contesto e quindi sotto quel contesto scriverci tutte le parole che incontrate nel corso del vostro percorso. Il secondo consiglio che vi do è quello di non limitarvi ad imparare solo quei 10, 20, 30 minuti al giorno, ma cambiare la mentalità e capire che potete imparare in qualsiasi momento. Quando andate a scuola, all'università o al lavoro, potete sentirvi un podcast, potete sentire la musica e cercare il testo di quella canzone. Per fortuna abbiamo accesso a una serie di strumenti incredibili che ci facilitano nell'apprendimento dell'inglese. Passiamo adesso al punto numero 3 che si lega molto al numero 2 e è quello del divertimento, cercare di divertirsi studiando inglese. Come facciamo a divertirci? Associando l'apprendimento alle cose che ci piacciono. Invece del classico modo di prendere il libro, aprire la pagina e studiarla, andiamo a studiare noi quello che ci piace. Quindi colleghiamo prima i nostri interessi. Vi piace il cinema? Andate su internet e andatevi a leggere un articolo o una recensione di un film in inglese. Il punto numero 4 è quello dell'essere curiosi. Nei metodi di apprendimento classico, diciamo che ci sono delle strutture in cui tu devi studiare la grammatica di base, nel livello di base, e devi aspettare, per esempio, 6 corsi prima di poter fare una frase al condizionale. Studiando da soli, questo problema non si pone. Quinto consiglio che vi do è quello di leggere ad alta voce. Vi sentirete parlare in inglese e questo migliorerà piano piano la vostra pronuncia. Come tutte le cose, ci vuole tempo prima di diventare bravi. Fate pratica con regolarità, non abbiate paura di fare degli errori, soprattutto all'inizio. Ragazzi, è pieno di persone che fanno errori in inglese. Quante volte sentite una persona straniera parlare italiano senza commettere nemmeno un errore? Praticamente mai. Anche le persone bravissime a parlare italiano comunque fanno degli errori. Parlate, parlate, parlate senza preoccuparvi di fare degli errori che sono naturali. Non focalizzatevi troppo sulla grammatica come tanti percorsi tradizionali fanno. Prendetela a piccole dosi. L'inglese mi ha permesso di arrivare dove sono oggi. Adesso lavoro da meta. Diciamo, mi ha dato tante soddisfazioni, però quella più grande è quella di aver fatto amicizia con persone che vengono da tutto il mondo e potermi tenere in contatto con loro grazie a questa lingua. Ragazzi, tutti possono imparare l'inglese con queste regole che vi ho dato e questi consigli che spero abbiate trovato utili. Mi raccomando, scrivetevele. Tenetele a mente d'ora in avanti, ricordatevi sempre il vostro obiettivo, che può essere lavorativo, può essere personale, può essere una sfida o può essere per necessità, e fate in modo che quello vi dia la motivazione per impararlo. E infine seguitemi per altri consigli su come migliorare questa lingua. Ciao, ci vediamo presto.